Scottish, but he's absolutely bilingual, Scottish Italian, so he can follow your talk, Angela, no problems. I could try to speak English, but I'm not so confident, so No, non è un problema. La stessa cosa per Mace Perlman, è americano ma ha vissuto 5 anni in Italia a fare la scuola del piccolo teatro, quindi anche lui è molto, non proprio come Conrad, però l'italiano lo conosci. Ma con attimo il telefono, scusate, che magari... Va bene, quindi nell'assenza di Angela comincio a presentare la dottoressa, professoressa Angela Ronchi, che è coordinatrice dei progetti didattici presso l'Orto Botanico di Città Studi. Angela però è anche uno studioso che ha lavorato anche in qualità di genetista molecolare presso il Dipartimento di Bioscienza nel nostro Ateneo per 10 anni, no? Ora lei combina un ricerca appunto assidua nel campo con articoli anche da studiosa, ma anche continua con questo suo lavoro di divulgazione, direi, divulgazione nel senso migliore della parola, che lei fa con i ragazzi che vanno, centinaia di ragazzi ogni anno vanno in Città Studi per appunto seguire le lezioni, le passeggiate che Angela li fa fare appunto abitualmente. La cosa interessante è che Angela dall'Expo con me e la collega Cristina Cavecchi abbiamo cominciato a fare corsi anche su Shakespeare nell'orto, e Angela ha sviluppato anche lei questa sua passione per Shakespeare nell'ambiente. Quindi è un grande piacere di avere lei stasera, stapomeriggio, a parlare della tempesta e la biodiversità nella tempesta. Cosa vuol dire appunto biodiversità nel tempo di Shakespeare, ma naturalmente Angela ne parlerà anche di oggi. Cominceremo oggi appunto con una breve lettura, perché Mace Perlman has just appeared. Hello, Mace. Hello. Good to see you. Very good to see you all. I'm sorry for my tardiness. Don't worry. We thought you'd maybe got mixed up with the, you know, the time. Where are you at the moment in I am in Connecticut, New England. New England, fantastic. You preferite che parli in italiano? Parlo in inglese o italiano? Well, you can, quello che vuoi tu. No, come volete voi, non c'è problema. Sì, bravo. No, direi alla fine facciamo una chiacchierata anche del tuo lavoro, anche no, su Shakespeare nel verde. Stavo dicendo che cominciamo con questa breve lettura prima dell'intervento di Angela dell'atto 2, scena 2 della tempesta, in cui Mace, che appunto anche lui ha lavorato con me su due bellissimi progetti sia in Italia sia a Stratford-upon-Avon, in cui lui ha proprio anche fatto la parte di Caliban in questo nostro spettacolo nel giardino di Shakespeare. Quindi cominciamo con questa scena con Conrad Williamson che leggerà Trinculo. Io leggerò Stefano perché non abbiamo trovato un attore, mi vergogno, ma devo leggerlo. E cominciamo. Caliban, please. Yes. So just a word, please. Volete tutti, voi che ascoltate, spegnete adesso il vostro video e audio fino alla fine della lezione di Angela, perché altrimenti ci sono interferenze, disturbi. E poi alla fine della lezione oggi parleremo anche del proseguimento di questi seminari, che sarebbe la parte del workshop e lo spettacolo teatrale.
Quindi quelle persone che sono interessate dopo la fine dei seminari in maggio di fare questo ulteriore lavoro, per favore rimanete online in modo che ne parliamo. Va bene, adesso torniamo al nostro Shakespeare. Siamo, come ho appena detto, atto 2, seconda scena, e qui abbiamo Calibano, Trincolo e Stefano. Trincolo, probabilmente lo sapete, è il court jester, e Stefano è come si dice, il butler del re di Napoli, e stanno facendo un complotto appunto per uccidere il duca di Milano, niente di meno, Prospero. E Calibano, avendo trovato questi due alleati, è molto appunto spronato, insomma, di mettere in atto questo suo disegno. Quindi, Caliban, I'll show thee, please. I'll show thee every fertile inch of the island, and I will kiss thy foot. I prithee, be my god. By this light, a most perfidious and drunken monster, when's God's asleep, he'll rob his bottle. I'll kiss thy foot. I'll swear myself thy subject. Come on, then, down and swear. I shall laugh myself to death at this puppy-headed monster, a most scurvy monster. I could find it in my heart to beat him. Come, kiss. But that the poor monster's in drink, an abominable monster. I'll show thee the best springs. I'll pluck thee berries. I'll fish for thee. And get thee wood enough. A plague upon the tyrant that I serve. I'll bear him no more sticks, but follow thee, thou wondrous man. A most ridiculous monster to make a wonder of a poor drunkard. I prithee, let me bring thee where crabs grow, and I, with my long nails, will dig thee pig nuts, show thee a jay's nest, and instruct thee how to snare the nimble marmoset. I'll bring thee to clustering filberts, and sometimes I'll get thee young scamels from the rock. Wilt thou go with me? I prithee now, lead the way without any more talking. Trinklo, the king and all our company else being drowned, we will inherit here, here. Bear my bottle, fellow Trinklo, we'll fill him by and by again. Farewell, master, farewell, farewell. A howling monster, a drunken monster. No more dams I'll make for fish, nor fetch in firing at requiring, nor scrape trenchering, nor wash dish. Ban, ban, Kakali ban, has a new master, get a new man. Freedom, hi-day, freedom, freedom, hi-day, freedom. Oh, brave monster, lead the way. Thank you very much. Thank you. Well, yes. It's early in the morning here, but thank you, Conrad thank you, Maggie. Yeah, I said before you came online, Mace, that you trained with Giorgio Strela, yes, who I of course made that, you know, produce that wonderful Tempest in Milan that everybody still remembers. And Conrad Williamson is an actor who's trained in London, gone down to London like many Scottish actors, moved south, and but they continue to have their, you know, you can tell where they're from, let's say that. Good for him. And I should say, for those interested, you know, Strehler was interested in the origins of Stefano and Trinculo. In other words,
he made of Stefano a northern Italian first Zani, first servant character, uh-huh. and of Trinculo a Neapolitan. Well, I guess Naples, you know, that's really there in the play. Yes. But and there's a little bit of Italian text, you know, when Stefano says coraggio. That's right. I believe, yeah, you're right. I don't want to lead you astray. I'm sorry. Okay. We're here to talk about nature, We'll talk about it at the end, when we see you again in the documentary. Yeah, that's great. Thank you to both of you anyway. Thank you very much. So Angelo, hand over to you. Che nostalgia del teatro che mi hanno fatto venire, pazzesca. Dovete venire all'Orto Botanico. Sì, la prossima volta che Mace viene a Milano verremo a trovarti. Magari. Magari. Okay. Allora, io volevo aggiungere una cosa. Innanzitutto saluto tutti, appunto, che non vedo, non so quanti siamo, ma ringrazio Maggie della presentazione. Volevo aggiungere che da un paio di mesi lavoro per il COSP, per il Centro per l'Orientamento alle Professioni, quindi ho insomma questa cosa dell'Orto Botanico, ma anche mi occupo dei laboratori del CUSMI Bio, che sono i laboratori di biologia molecolare sempre rivolti alle scuole superiori. Ecco, quindi insomma questa è una cosa abbastanza fresca. Grazie. Forse quando ti avevo dato il curriculum ancora non te l'avevo detto. Volevo dirvi, volete fare quel breve video amatoriale che ho fatto di ingresso all'Orto Botanico? Magari Riccardo ce lo... Sì. Dopo... Condivido immediatamente il mio schermo. Se riesci, eh? Sì. È molto proprio così, è giusto per farvelo vedere. Purtroppo è così. Vedere. Vedete? Sì. No. Io sì. Yes. Sì. Ditemi voi quando posso andare. Sì. Vado. Eccoci arrivati all'Orto Botanico, città studi. Lo visitiamo in questo momento di primavera, appena cominciata. La casetta dei volontari del Turing è chiusa. L'orto, infatti, in questo momento di pandemia, è rimasto ancora chiuso. Tante volte questo giardino l'abbiamo immaginato come il giardino di Shakespeare, un giardino dove molte storie potevano essere inventate e divenire possibili. Abbiamo le nostre viti in questo prato e questo sentiero ci porta all'interno dell'orto botanico, dove anche è presente un piccolo specchio d'acqua dove abbiamo ambientato molte delle piante acquatiche della flora lombarda. Qui vediamo che nascerà un iris. Il laghetto in questo momento ha le ninfe che sono ancora in fase invernale. Di fianco al laghetto abbiamo un olmo. L'olmo è una pianta tipica della flora lombarda ed è una fra le prime piante a fiorire e a fruttificare. Vedete che ha già sui suoi frutti alati che voleranno e riempiranno le strade della città. Gli alberi sono ancora abbastanza spogli, li vediamo appena con le gemme appena aperte. Questa è una tavola della collezione delle tavole parietali dell'università che viene riprodotta qui in Orto Botanico. Andiamo a trovare un pochino una delle piante che rappresenta la flora lombarda ed è la quercia farnia. Vedete che è in fiore, ma è un tipo di fiore che se non siamo attenti riusciamo con difficoltà a notare. Qui invece siamo nel lontaneto, che è di fianco al laghetto, ed anch'esso fa parte degli ambienti di Lombardia. L'Orto Botanico Città Studi infatti ricrea alcuni degli ambienti, degli habitat che possiamo trovare andando a visitare le zone più, diciamo, autentiche della Lombardia. Qui abbiamo una magnolia fiorita, che invece viene dal Giappone, è una magnolia giapponica. Questo bianco che vediamo in fiore, la Melanchier, di fianco alla Nandina. La Nandina non ha ancora smesso la sua veste invernale con le bacche rosse. Anche questa è una Melanchier, che sfoggia i suoi bei fiori bianchi. E
Sul prato invece abbiamo alcune specie spontanee. Spesso nei progetti di Shakespeare ci siamo concentrati sulla diversità della flora spontanea del prato e delle loro caratteristiche anche alimentari. Qui ci stiamo inoltrando sotto il nostro ciliegio pendulo, un Prunus subiertella che è veramente un po' magico per come fa da ombrello e si veste in ogni stagione di un colore diverso. In questo momento sta per aprire tutti i suoi fiori bianchi, d'autunno invece si copre di foglie rosse e gialle. È davvero un albero sorprendente sotto il quale a volte nidificano gli uccelli. I bambini amano nascondersi sotto questo albero quando vengono in visita all'orto botanico con le scuole. Qui abbiamo i vasi dove è stata seminata la collezione delle piante della storia della domesticazione delle piante, in particolare dei cereali. Vedete, l'orto è ancora un pochino in veste tardo invernale. E qui abbiamo invece delle vasche in cui ci sono le piante della flora acquatica di Lombardia. Quindi siamo di fianco a una delle grandi serre che ospitano le piante tropicali che in questo momento sono ricoverate al suo interno. Le altre serre servono per la ricerca. All'interno di questa serra possiamo osservare una collezione di salvie, in particolare abbiamo la salvia argentea. È una delle salvie più particolari ed è ricoperta da una fitta peluria bianca che serve a difenderla dall'irradiazione del sole troppo forte e a mantenere un microclima di umidità vicino all'epidermide, appunto, delle foglie. Ecco qua. Ecco qua. Ecco, quindi questa è un'introduzione, così avete visto un pochino l'orto, anche se è d'inverno. Adesso, quindi se parto un pochino con la presentazione, quanto tempo ho? Vediamo un attimo, sono le 13:20. Posso, perché non vorrei che fosse lunga, provo, parto, se mai. Non ti sento, Maggie. Ops. No, io non ti sento. No, Maggie, ancora. Ok, è ancora il silenzioso. Continua ad andare in mute. Mi senti? Sì, adesso sì. Va bene, Angela. Sì. Ok. Scusate che la qualità del video era orribile, però vabbè, abbiamo assaggiato un pochino di orto. Esatto, benissimo. Bisogna venire dal vero. Allora faccio condividi schermo e vediamo cosa succede, se riesco. Condividi, vediamo cosa mi dice. Perfetto, questo. Ecco, mettiamoci in presentazione, scusate. Voi lo vedete? Sì. Perfetto, Angela. Sì. Ok, benissimo. Allora, parlo italiano, se non vi dispiace, magari vado piano, va bene? Sì, sì, sì. Ok, allora, le prime slide sono un pochino introduttive, diciamo, del lavoro che abbiamo fatto con la Maggie, su Shakespeare in orto botanico. Vedete, Città Studi, questa era la slide. Abbiamo portato il progetto di Shakespeare anche al convegno mondiale degli orti botanici a Ginevra e ci hanno selezionato con uno speech ed è stato molto interessante portare l'esperienza del teatro nell'orto botanico. Allora, io, come diceva appunto Maggie, mi occupo delle attività educative e appunto le scuole che raggiungiamo sono di ogni ordine e grado, dai piccolissimi fino alle ultime classi del liceo,
ma ci occupiamo anche di formare i docenti, quindi abbiamo anche, facciamo anche regolarmente attività di aggiornamento, di formazione dei docenti, e vengono anche gli studenti universitari a fare esercitazione in orto botanico. E poi molto bella, è, diciamo, è tutta da ancora, diciamo, che da sviluppare, ma è invece il permanent learning, cioè l'apertura al pubblico adulto, che condividere appunto le piante come fonte, diciamo, di sapere sulle piante interconnesso a molte tematiche. La cosa bella, diciamo, che ci supporta soprattutto nei servizi educativi, diciamo, ma anche nelle altre attività a livello di orto, è il fatto di essere in rete. Noi siamo anche parte della rete degli orti botanici di Lombardia. Adesso in questa slide, che è un po' vecchia, vedete che c'è ancora Villa Carlotta, adesso Villa Carlotta non c'è più, ma aspettate che forse volevo mettere il mouse, no, non c'è più il mio mouse, vabbè, vedo se riesco a indicare con la freccina, ecco, Villa Carlotta non c'è, adesso è tornato l'orto di Pietracorva. Comunque è una condivisione molto interessante, sia di progetti che di, appunto, di attività educative, molto, insomma, molto utile e molto interessante per noi. Il ruolo dell'orto botanico nostro, soprattutto, diciamo, gli orti botanici universitari, hanno, diciamo, queste tre grandi macro tematiche da sviluppare, appunto l'aspetto della ricerca, in particolare noi a Città Studi, perché siamo proprio con il Dipartimento di Bioscienze la sede anche nelle serre di attività di ricerca sulle piante, proprio effettiva, quindi non è dimostrativa, ma è proprio, si coltivano le piante che servono poi ai laboratori di biologia molecolare delle piante per appunto per avere il materiale di studio, quindi i progetti più svariati vengono coltivati, le piante vengono coltivate in orto botanico. Poi certamente c'è la parte di conservazione, perché è uno dei ruoli principali dell'orto botanico, quello di che rientra, diciamo, anche della salvaguardia della biodiversità, che è quello di conservare e perpetrare e continuare, diciamo, a studiare per quanto riguarda le caratteristiche di vita di piante sia che vengono da lontano, sia piante invece della nostra flora. Il nostro orto botanico è proprio un po' committed a, come dire, alla dimostrazione, anche a livello proprio di dimostrazione educativa, di quello che sono gli habitat della Lombardia. Il nostro direttore Marco Caccianiga, appunto, è botanico e si è proprio dedicato allo sviluppo di queste piccole isole di biodiversità lombarda, che è molto molto interessante venire a vedere, perché molte specie che fanno parte di questi habitat sono un pochino minacciate, si stanno un po' perdendo per via dell'azione antropica. E quindi è un po' peculiare il nostro orto botanico, dedicato alla conservazione anche delle piante autoctone, si dice, no? Quindi nate e da tempo risiedenti nei nostri climi e nella nostra regione. E poi chiaramente l'attività educativa fa da volano di tutte queste attività. È un po' la vetrina anche delle attività universitarie verso il pubblico, per cui ricchezza di spunti. Shakespeare, diciamo, calzapennello come progetto in questo bellissimo giardino. Chiaramente non è l'unico giardino che il giardino botanico che ospita magari rappresentazioni teatrali, ma noi abbiamo sviluppato anche delle attività che connettono proprio arte e scienza in maniera, diciamo, un pochino studiata particolarmente. Quindi di volta in volta l'orto botanico è un'ambientazione per Shakespeare, lo è stata per Giulietta Romeo, per molte, come dire, opere di Shakespeare. In questo caso ci dedichiamo alla Tempesta. Allora, per cominciare, per calarvi un pochettino in quello che è la diversità fra noi, tra la nostra percezione della natura e quella dei tempi del Rinascimento inglese, quindi proprio di quando Shakespeare viveva, volevo farvi questo piccolissimo indovinello, no? Voi vedete questi brand, questi loghi, e immediatamente sapete dirmi a chi appartengano.
diciamo che il consumismo, il mercato, la nostra vita di uomini moderni, contemporanei, ci permette di distinguere immediatamente se si parla di scarpe, di computer, di birra o di fast food. Ma se invece io vi facessi vedere questa, non so se sareste altrettanti sul pezzo. Vi dico che invece al tempo di Shakespeare era comune conoscere le piante. Anche le persone, diciamo, non per forza degli herbalist, cioè non necessariamente i medici conoscevano le piante, ma era la cultura, diciamo, del mondo vegetale era comune. Proprio perché le piante servivano a moltissimi utilizzi, erano le medicine, ma erano anche molto altro. Quindi qui evidentemente avrebbero subito distinto che ci sono alcune, aspettate che non è mai, ci sono alcune specie che non sono dei nostri climi. Qui abbiamo per esempio un liquidambar che viene dal Nord America, un liriodendro che viene dal Nord America, mentre le altre specie le possiamo trovare tranquillamente da noi, qui lontano, la farnia, il frassino, però... Ecco, per noi questo è un sapere perduto, non bisogna venire all'orto botanico per conoscerle. Ed è un pochino un peccato, sarebbe bello che invece anche le nuove generazioni recuperassero il valore di questo sapere, perché è multidisciplinare, non è una cosa didascalica e basta. Quindi, Shakespeare... era perfetto per l'orto botanico, è stato molto bello incontrare Margaret e cominciare questo progetto, perché abbiamo proprio molti motivi per essere felici di questa joint venture che abbiamo cominciato. Innanzitutto ci permette di fare un engagement di pubblico più ampio, perché anche chi non ama le piante però magari ama il teatro e quindi viene più volentieri in orto. Poi Shakespeare ha tematiche talmente vaste da coinvolgere a livello emozionale, è molto moderno, molto contemporaneo, diciamo descrive qualche cosa che è ancora tipico dell'uomo, per cui evergreen, e dunque ci permette di fare un discorso che non è un discorso vecchio, è sempre contemporaneo. Ci permette di dialogare appunto con le persone sul loro background, E poi ci permette di introdurre discorsi scientifici per chiarire quelle che erano credenze o usi etnobotanici delle piante o simbolici, e quindi dare un'idea del mondo delle piante molto più ampio di quello che soltanto la scienza ci presenta. Quindi direi che è assolutamente interessantissimo. Come diceva Margaret, ci siamo incontrati, diciamo, proprio nel 2015, quando in occasione di Expo, che fra l'altro aveva un argomento molto interessante che rientra benissimo nell'agenda 2030 e insomma sulla sostenibilità, era già la tematica di cui si parlava, che era appunto questo Feeding the Planet, cioè era un pochino più focus sul cibo e sulla salubrità, diciamo, in qualche modo del cibo. Quindi era nata la collaborazione in questa occasione, e da lì poi negli anni a venire abbiamo avuto sia la possibilità di avere recite, appunto, insomma, play teatrali in orto, sia di coinvolgere le classi degli studenti a recitare loro stesse. Per cui qua vedete che appunto avevano fatto una versione di Giulietta e Romeo scritta da loro. Qui abbiamo invece una specie di contest in quest'ultima foto. Scusate, mi aspettate un secondo, cerco il mouse perché non riesco a mostrarvi le immagini. Scusate, perché non riesco tanto. Intanto vi lascio ammirare le bellezze. Ecco, vediamo se riesco meglio in questo modo. Allora, ok, vedo. Okay. Allora, come possiamo appunto un pochino immaginare, se conosciamo Shakespeare, che cita le piante veramente in moltissime sue opere, Possiamo intuire che lui avesse una vicinanza col mondo delle piante, con la scienza anche delle piante, perché le cita sempre piuttosto a proposito, sia per il loro valore simbolico, sia però anche per gli usi medici e scientifici che le piante avevano.
Vabbè, qui abbiamo riportato appunto un piccolo pezzo in cui viene paragonato il giardino, diciamo il giardino dei nostri, il corpo come un giardino, e il trattarlo bene o male nella similitudine è come piantare e seminare erbe buone o strappare erbe cattive da un nostro particolare giardino. In particolare, vabbè, ci sono alcune piante, tipo la lattuga, che era un po' mal vista ai tempi perché ricca di acqua. Era una pianta, in realtà contiene alcuni alcaloidi rilassanti, per cui allora era considerata una pianta da pigroni, non era rilassante, ma non era considerata molto salutare. Quindi è anche interessante vedere, no, l'uso delle piante, la conoscenza che si aveva allora, però è molto bello vedere quanto queste piante vengano citate. Lui, cioè Shakespeare in particolare, era a contatto con almeno tre giardini, quello della madre, quello suo poi personale quando si è sposato, e poi quello che probabilmente aveva il marito della figlia, che era un herbalist, cioè era proprio un medico e quindi anche botanico. E poi oltretutto si presume che Shakespeare frequentasse o avesse frequentato John Gerard, che aveva scritto uno dei più famosi raccolti, diciamo, erbari in cui si descrivevano le piante. Considerate che a quell'epoca non era ancora Linneo, non aveva ancora dato la nomenclatura alle piante, cioè il nome e cognome, no? La nomenclatura binaria, per cui ognuno chiamava le piante, ogni paese un pochino a modo proprio, e siccome alcune piante erano anche poi molto velenose, queste opere scritte erano di fondamentale importanza per cercare di indirizzare la conoscenza verso, con un pochino di precisione, l'identificazione delle piante in maniera più possibile scientifica, senza avere la possibilità di confondersi. Quindi erano molto, insomma, erano opere preziosissime, e la conoscenza fra Gerard e Shakespeare era probabilmente si conoscevano, perché erano anche, diciamo, sotto lo stesso, erano protetti un po' dalla regina e dal primo ministro, e quindi praticamente facevano un po' parte della stessa cerchia di conoscenze. E quindi qui, per concludere, diciamo, la prima parte, ancora senza parlare della tempesta, quello che erano i nostri progetti, il nostro progetto che abbiamo, diciamo, messo a punto insieme a Margaret per gli studenti, era quello appunto di fare una passeggiata nell'orto con delle stazioni in cui fermarsi, parlare di piante specifiche. Vi faccio vedere, per esempio, banalmente Giulietta e Romeo, ecco, dove ci sono il loro percorso attraverso la conoscenza e l'incontro di alcune piante, e innanzitutto contestualizzarle nell'opera, e dopodiché capire se la conoscenza di allora della data pianta coincideva con quello che sappiamo noi. In molti casi la scienza ha confermato il sapere empirico di allora, quindi molto molto interessante vedere come gli antichi erano riusciti lo stesso ad arrivare a delle conclusioni non molto diverse da quelle a cui poi è arrivata la scienza, con metodologie e strumentazioni molto raffinate. Altre volte invece è simbologia e, insomma, significati allegorici piuttosto che metaforici, molto molto bello, molto interessante. Quindi questo è quello che, diciamo, abbiamo portato avanti e che proponiamo agli studenti tuttora. Adesso però ci dedichiamo un pochino invece alla tempesta, cioè scendiamo nel merito della tempesta. La tempesta è appropriata quanto mai per questa tematica che Maggie ha scelto, della sostenibilità e, diciamo, della nuova necessità di affrontare questa problematica dei cambiamenti climatici. Io qui ho riportato, a parte il quadro della tempesta, ma uno scritto proprio Trinculo parla, teme che torni a piovere, e se lo leggete sembra davvero che parli di una bomba d'acqua. Sapete che adesso purtroppo i cambiamenti climatici portano a degli eventi un pochino estremi, no? Quando piove, piove tantissimo, e noi chiamiamo le famose bombe d'acqua, che più di una volta anche da noi in Lombardia avvengono, allagano le strade. Leggendo questo pezzo veramente mi è venuto in mente quanto fosse calzante con la descrizione di una sensazione nostra qua locale, senza parlare di
come dire, di uragani, ma semplicemente la descrizione di una pioggia molto molto forte, di quelle che negli ultimi anni abbiamo proprio sperimentato. E in generale mi sono un pochino divertita, qui devo dire che non è stata una riflessione mia, no? Ho cercato quelli che potevano essere un'interpretazione in chiave climate change della tempesta. Ho trovato per esempio che di sicuro c'è l'avidità umana nella problematica dei cambiamenti climatici, no? Per cui un uso, diciamo, poco controllato e poco previdente delle risorse. Quindi Antonio, no? Che ha spodestato senza tante remore il fratello. Poi abbiamo il problema dei naufraghi. I naufraghi avevano fame. Quindi qui rientra il discorso, volendo, delle migrazioni climatiche, tutta la problematica del disagio umano che i cambiamenti climatici provocano. Prospero lo vedo come, è soltanto un gioco questa slide, Prospero lo vedo come il potere della scienza, cioè Prospero, come dire, d'accordo, è aiutato dagli spiriti, però la scienza... che sa guardare, che sa ascoltare la natura, riesce in qualche modo ad andarci d'accordo, a fare in modo che la natura non lo soverchi, ma piuttosto a indirizzarla. Quindi io direi il potere buono della scienza, quando la scienza è al servizio di una permanenza sul pianeta, diciamo, sostenibile. Poi c'è il problema dell'energia, perché per esempio Calibano è adesso dedicato a rifornire di legna Miranda e il focolare, diciamo, di Miranda e Prospero. Miranda l'ho vista, ma semplicemente perché è preoccupata della tempesta, prega il padre di placare le acque, allora l'ho vista un pochino come una giovane ambientalista, visto che adesso sono i giovani sono un po' mossi. Anche Ferdinando l'ho visto abbastanza ammirato delle bellezze dell'isola, e quindi lo vedrei come un giovane ambientalista. Quello a cui ci dedicheremo invece noi è l'isola come paradiso di biodiversità, perché abbiamo degli spunti da Shakespeare che ci fanno immaginare l'isola come qualcosa di bello e ricco di, appunto, di biodiversità e di ambienti diversi, tra arido, acque, una grande diversità. E Calibano lo vediamo come un conoscitore di questa biodiversità e quindi... colui che utilizza, diciamo, si sostiene in maniera sostenibile di questa biodiversità. Questo potrebbe servire anche per gli studenti, con la chiave di interpretazione della tempesta e i cambiamenti climatici. Allora, questo non è una slide, diciamo, così, forse anche un po' superflua, nel senso che sono argomenti che ormai sono un po' sulla bocca di tutti. I cambiamenti climatici sono una problematica molto ampia e, diciamo, le cause di questi cambiamenti climatici sono numerose. Io ne ho citate alcune, no? Quindi il fatto che l'uso di questi combustibili che erano stoccati in zone della Terra in cui in qualche modo non davano praticamente fastidio vengono bruciati e la CO2 che contengono viene messa nell'atmosfera. La deforestazione contribuisce, i trasporti spinti un pochino all'estremo dalla globalizzazione, gli allevamenti intensivi. Questi ho riportato quello che la scienza trova come problematiche che causano i cambiamenti climatici. Le conseguenze sono un po' sotto gli occhi di tutti, no? Lo scioglimento dei ghiacci, gli uragani, gli incendi esagerati, un conseguente aumento di gas serra, zone a siccità inaudita, estinzioni di specie animali e profughi climatici. Questi cambiamenti climatici noi li possiamo osservare in due modi, o a livello globale grazie ai media, perché sentiamo parlare continuamente appunto di quello che abbiamo detto prima, di scioglimento di ghiacci, di deforestazione piuttosto che di incendi, che poi per la siccità, anche se hanno una natura dolosa, la siccità poi li porta a essere ingestibili. E quindi questo, diciamo, non è una nostra sperimentazione diretta, ma
ne sentiamo parlare tutti i giorni, però possiamo a livello locale invece sperimentarli anche personalmente con un po' di un'attività tipo di citizen science, cioè noi possiamo andare anche in città, possiamo osservare questi cambiamenti climatici, perché basterebbe registrare alcuni segnali che la natura ci dà e che ci dicono che c'è qualcosa di strano, perché se proviamo a segnare per qualche anno di fila l'apertura delle gemme, la quantità di pioggia che cade, la data in cui le foglie cominciano a ingiallire o diventare rosse in autunno, che è sempre più tardiva, non so se avete fatto caso, no? Ma fin tutto novembre è godibilissimo, caldo. Insomma, credo che anche noi personalmente siamo benissimo in grado di renderci conto che sta succedendo qualche cosa che non è del tutto uguale, se non altro, a quello che succedeva alcune decine di anni fa. Tutto questo ha degli effetti sugli ecosistemi, perché leggeri sfasamenti fra le fioriture, fra le perturbazioni, fra una temperatura presente o un'altra, ha grande effetto sulle comunità, per esempio animali, perché può determinare proprio il successo riproduttivo per quell'anno di una specie rispetto ad un'altra. Quindi questi delicatissimi equilibri che reggono gli ecosistemi sono fortemente messi alla prova da questi cambiamenti climatici. Quindi l'altro tema, questo tema potremmo sviscerarlo ancora molto, però passerei alla biodiversità, anche perché non abbiamo tutto il giorno. La biodiversità, come hanno letto gentilmente per noi in maniera... Aspettate che mi si sta scaricando il computer. Allora, come ci hanno letto Trinculo, Caribano e Stefano, appunto in questa parte in cui Caribano ci presenta un po' la diversità dell'isola, indicando quello che lui poteva offrire ai visitatori, diciamo, a questi ospiti di quella che era la sua isola. Quindi un'isola dove sicuramente c'è dell'acqua, ci sono numerosi sorgenti, perché lui mostra le migliori. Ci sono bacche, c'è pesce, c'è legno, ci sono anche cose che è abbastanza difficile da, diciamo, da tradurre, immagino, perché sono, non so, di difficile queste marmoset, questi schemes, però ci dà l'idea che l'isola sia ricca di una sua biodiversità che in qualche modo Caribano conosce e del quale fruisce senza impattare tantissimo. Si capisce che è una conoscenza anche un po' amorevole quella di Caribano per questa sua isola. E quindi Caribano è la figura che per noi fa da trade union fra la biodiversità dell'isola e il suo uso sostenibile. Quindi noi, insieme a Margaret, diciamo, è un po' che un'idea di Margaret che abbiamo sviluppato poi con gli studenti in orto botanico, abbiamo voluto vedere Caribano come un nuovo moderno forager, cioè conoscitore per esempio della flora spontanea e un utilizzatore di questa flora spontanea anche per esempio a scopo alimentare. Quindi abbiamo fatto questo progetto per le scuole in cui la diversità della flora spontanea a scopo alimentare diventava proprio una conoscenza soprattutto per gli studenti dell'alberghiero. Abbiamo di fianco all'orto botanico gli studenti di questa scuola appunto alberghiera, che quindi alla quale la conoscenza di questa biodiversità della flora spontanea dava proprio un valore aggiunto, come dire, per cui ci siamo divertiti a sviluppare dei progetti sulle piante spontanee edibili, e gli studenti dovevano imparare a conoscerle, perché è un sapere assolutamente che una volta, ripeto, al tempo di Shakespeare era comune, ma adesso non lo è affatto. E si leggono sui giornali abbastanza spesso di avvelenamenti per persone che hanno preso una pianta per l'altra. E guardate che la natura è tentatrice, quando uno trova un prato pieno di crocus e magari a livello grossolano identifica il crocus con lo zafferano, proprio l'anno scorso mi pare che una famiglia purtroppo siano morti per aver usato gli stigmi del crocus invece che dello zafferano, perché il crocus, per esempio, fa parte delle piante nemorali ed è mortale.
Quindi la conoscenza di queste piante spontanee è stato il primo passo con gli studenti per fare un piccolo erbario e conoscere addirittura anche poi così qualche piccolo spunto su che ricette, per esempio abbiamo fatto in orto botanico la bechamel di ortica, molto gustosa, e come appunto migliorare le proprie capacità anche culinarie utilizzando le erbe spontanee come spunto, come nuova fonte alimentare nei piatti che questi ragazzi d'alberghiero erano poi tenuti ad elaborare a livello scolastico. Come secondo progetto avevamo poi diciamo allargato il discorso delle piante spontanee alla conoscenza del cibo sia a livello storico che a livello geografico, coinvolgendo per esempio gli studenti magari che stranieri che potevano portare un valore aggiunto con il loro menù, con le piante che si consumavano magari invece dai paesi da cui loro venivano, rispetto invece a quando si era cominciato qui per esempio in Italia a consumare certe piante ed altre no. Per esempio la patata che in Shakespeare viene nominata, per esempio viene nominata nelle Allegre Comari di Windsor, è un ortaggio che il cui consumo è stato, la gente si è convinta a mangiarla molto tardivamente, almeno un centinaio d'anni dopo che era arrivata, forse anche 200, perché non ci si fidava, essendo parte delle solanacee. Le solanacee sono piante molto velenose e quindi la patata all'inizio non era particolarmente famosa, anche al tempo di Shakespeare era considerata un po' afrodisiaca, ma un cibo elitario e ne mangiato poche volte. Per cui insomma tutta questa storia del cibo sia a livello storico che geografico era la seconda parte del progetto che abbiamo sviluppato con gli studenti dell'alberghiero e Calibano che ci ha dato lo spunto per farlo, perché appunto Calibano come consumatore sostenibile della biodiversità della sua isola ci ha dato lo spunto per riflettere con gli studenti sulla salubrità delle nostre scelte, perché alla fine noi come consumatori scegliamo e la consapevolezza è una delle chiavi che ci possono aiutare a educare un pochino anche la produzione. È come un feedback. Il consumatore alla fine educa il produttore. Quando noi vediamo appunto un'immagine come questa, no? Agricoltura che sembra bucolica, da cui immaginiamo che arrivi un certo tipo di prodotto, però quando poi arriviamo al supermercato ci sono moltissimi prodotti trasformati, noi non abbiamo forse la consapevolezza piena di come sia possibile che così tanta merce possa arrivare da noi a nostra disposizione. Siamo anche molto viziati, abbiamo troppa scelta e quindi nel dubbio della scelta non stiamo neanche a focalizzarci nel capire qual è la filiera di questi prodotti. E tante volte piuttosto che, più che un'immagine bucolica come questa che vediamo qui, invece dobbiamo renderci conto che è questa la fonte di quello che noi mangiamo. Questo tipo di agricoltura ai sistemi agricoli mondiali in questo momento stanno diventando un problema per il pianeta, perché c'è un'iperproduzione, nonostante poi ci sia anche molto spreco e ci sia il problema della fame per tanti paesi, però per altri c'è un problema di sovrapproduzione e addirittura di malnutrizione nel senso di eccessiva nutrizione. E comunque quello che arriva sui nostri piatti non è un cibo che noi possiamo definire proprio genuino, perché l'allevamento intensivo comunque ci fornisce proteine animali a basso costo, ma a caro prezzo per il pianeta. Quindi noi possiamo comprare a basso costo, ma anche molte delle disfunzioni alimentari che ci sono è proprio il fatto che finisce questo basso costo per farci mangiare troppo un cibo che non è non ha la filiera giusta. Quindi adesso, a parte il sentore personale di chi può essere d'accordo o non d'accordo, proprio gli scienziati hanno insomma, in qualche modo stanno cercando di
di condividere questa consapevolezza del fatto che questo tipo di produzione non è più sostenibile per il pianeta. Quindi, per esempio, la rivista Lancet ha commissionato uno studio in cui sono state testate tutte le riviste per quanto riguardava la produzione di articoli scientifici sull'alimentazione sana, e alla fine ne è venuta fuori un dossier che dà delle indicazioni molto, molto severe su quella che deve essere le linee guida per la dieta del futuro. La nostra dieta dovrà fare a meno, quindi assolutamente ridurre, la quantità di proteine animali che introduciamo nel corpo, sia per un fattore personale nostro, sia perché il pianeta non può sopportare, diciamo, un'iperproduzione di questo genere. E indica piuttosto un consumo, per esempio, dei legumi come valida alternativa, perché come base del consumo di proteine. Per esempio, queste indicazioni date dagli scienziati al momento non sono state completamente recepite nella formulazione della nuova PAC, cioè le linee guida della politica agricola comunitaria, che andranno fino al 2027. A grandi linee continuano a premiare una produzione di massa e continuano a premiare sostegno ai grandi produttori agricoli, invece di ricominciare a premiare la filiera corta, quindi una produzione meno massiccia, più locale, ma in qualche modo supportata dalla comunità europea. Perché questa è l'indicazione che gli scienziati hanno dato, no? Quindi di consumare locale e di ridurre il consumo di questi prodotti che vengono dall'altra parte del mondo, quindi tutto un discorso un po' più di consapevolezza del consumatore, ma anche della produzione. Allora, la nostra dieta minaccia in qualche modo la biodiversità. Lo fa a livello sia locale, perché appunto basta andare in giro per le nostre campagne e istintivamente è abbastanza intuitivo pensare che i campi coltivati in un certo modo possono ospitare per esempio una fauna molto maggiore e si possono creare degli equilibri che alla fine rendono quello che è il nostro cibo più sano, perché quando siamo in una situazione di substrato inerte, come può essere un campo senza coltivazione, cioè soltanto di coltivazione in cui vengono dati, scusate un attimo che metto le cuffie perché è cominciata in casa un'altra riunione, scusate un attimo. Aspettate, scusatemi un attimo, mi dispiace, ecco. Mi sentite? Sì. Ok. Sì, sì. È troppo forte, parlo un pochino passato più la sua voce. Va bene così? Va bene. Allora, no, volevo semplicemente appunto indicare il fatto che i nostri consumi impattano anche sulla biodiversità globale e portano proprio all'estinzione dal 1970 al posso sincronizzare questo, aspettate, stanno portando all'estinzione di numerose specie animali perché gli habitat vengono compromessi dall'azione antropica e la nostra scelta alimentare continua a premiare per esempio il disboscamento delle grandi aree forestate delle regioni tropicali e questo diciamo siamo noi consumatori che in qualche modo indirizziamo la produzione in questo modo, ecco, quindi sia a livello locale che a livello globale la nostra scelta di consumatori è molto importante. Non si muove più, come aspettate, non riesco a far andare, come mai non... Ah, ecco, perfetto. Allora, ditemi se ancora un po' di tempo, Volevo tornare un attimo al nostro Calibano, per esempio, che ci ha citato le crabs, cioè le mele selvatiche. Al tempo di Shakespeare queste crabs erano molto utilizzate, anche se non c'era il concetto di verdura fresca e frutta fresca che abbiamo noi e che, come dire, fonte di vitamine. Il fatto che fossero molto acquose, come tipo di frutti, le pere, le mele fossero acquose,
le faceva ritenere poco salutari, per cui venivano cotte, le venivano fatte conserve e venivano anche essiccate. Fino a, diciamo, ai primi del Novecento, la varietà di frutta, come guardiamo soltanto le mele e le pere, era molto ampia nei frutteti, anche nei frutteti familiari, perché i metodi di conservazione erano molto diversi da quelli di oggi e per poter avere un prodotto il più possibile a lungo, anche durante l'inverno, si utilizzavano varietà molto resistenti e che potevano maturare precocemente, tardivamente, in maniera da poter avere proprio il periodo più ampio possibile di, per poter godere, diciamo, di questi frutti. Queste immagini che vedete, di queste mele qui, sono la collezione Garnier Valletti, che è in possesso dell'Università di Milano. Una collezione stupenda di frutti in ceroplastica, una formulazione, diciamo, segreta, che Garnier Valletti aveva prodotto e che li usavano come campionario per far scegliere ai clienti che tipo di mela, di albero di mele uno poteva comprare. E l'università ne possiede un numero altissimo di pezzi, e abbiamo fatto anche una mostra all'Orto Botanico di Brera, molto molto interessante. E se arriviamo a parlare dai crepes di Shakespeare alle mele di oggi, appunto abbiamo un po' una serie di problematiche, ecco, dovute alla poca varietà disponibile sul mercato ormai e anche al fatto che avere mele di questo tipo purtroppo appunto rende i consumatori soggetti al consumo anche di pesticidi, perché chiaramente le mele sono soggette a numerosissimi trattamenti antiparassitari. Quindi, diciamo, c'è stato un percorso di impoverimento della biodiversità dai tempi di Shakespeare fino a noi. E, qui, per tornare sempre alla dieta che dicevamo prima, appunto, anche, diciamo, perorata dall'Ancet e dai nuovi scienziati dal punto di vista alimentari, ho usato questa frase di Calibano che mi piace molto. Calibano offre i prodotti dell'isola e mi piace molto la parola sometimes, è quella che noi dovremmo utilizzare, diciamo la chiave di volta di noi consumatori. Va benissimo consumare alcuni prodotti che la terra produce, come appunto, soprattutto sto parlando appunto del consumo di proteine animali, pesce o carne, però l'importante è questo sometimes. Quindi ridurre il nostro consumo in maniera da avere un prodotto più di qualità e però che impatti un pochino meno sulle risorse del pianeta. Guardate in questo grafico, dal 1870, qui gli anni 40, la guerra, il punto di, diciamo, la crisi della Grande Guerra, e poi come sono salite le produzioni in carne, pesce, proteine, diciamo, suini, bovini, anche molluschi e crostacei oggigiorno. Quindi diciamo che la produzione è salita tantissimo, l'offerta è enorme, ma bisogna invece andare in controtendenza e diminuire il consumo, anche perché per una piccola quantità di proteine animali servono tantissime, la produzione di cereali serve molto, diciamo, servono ettari di coltivazioni di cereali e soia e anche moltissima acqua. Per cui, diciamo, se dobbiamo paragonare le proteine animali a quelle invece vegetali, alla fine quelle vegetali sono vincenti. Quindi, per concludere, Calibano ci consiglierebbe di stare molto attenti al cibo, perché il cibo è un'arma che noi consumatori abbiamo in mano per ottimizzare la nostra di salute e anche la salute del pianeta. Quindi Calibano ci consiglierebbe di comprare locale, lui appunto sapeva dove andare, ma non si affidava a trasporti che magari a cui costringiamo, diciamo, i produttori, perché alla fine un produttore ci vuole, un produttore in controstagione produce in Messico, per esempio, ecco, io ho visto proprio settimana scorsa gli asparagi dal Messico e costavano pochissimo, sinceramente, non so, non mi pare che valga tanto la pena, è più bello aspettare la stagionalità, quindi rispettare la stagionalità, che forse qui non è indicata, ma io la metto, ah no, ecco, mangia prodotti di stagione. Anche perché gli allevamenti in serra comunque hanno bisogno di trattamenti fitosanitari maggiori,
E anche una necessità di acqua, insomma, è un tipo di coltivazione meno sostenibile. Se si consuma biologico, che sia poi vero sia falso, però almeno diciamo l'impatto dei pesticidi è minore. Cerchiamo di non sprecare in generale il cibo, perché il problema dello spreco del cibo è un'altra delle problematiche dei nostri tempi. E poi appunto altri consigli. Per esempio, l'Italia è fra i maggiori consumatori europei di acqua in bottiglia in plastica, quando in realtà l'acqua dei nostri rubinetti è potabile ed è anche molto buona. Quindi, non so, questi consigli per gli acquisti ce li dà Calibano, dobbiamo fidarci di lui. E questo per finire, ho citato, per finire un po' in positivo, visto che diciamo la situazione a livello di dieta richiede a noi di ridurre e anche un pochino insomma di rinunce, ho voluto finire con questa frase di Ferdinando, che è entusiasta dopo che Prospero ha fatto vedere a lui e a Miranda queste visioni in cui c'erano queste allegorie, diciamo, di queste divinità del mondo latino, che mostravano ai due ragazzi questa abbondanza incredibile a livello sia di biodiversità che di coltivazioni e anche, diciamo, un'immagine di pace che sull'isola regnava. E quindi lui, come dire, diceva che meraviglia avere questa saggezza. Qui dice padre, io vedo appunto Prospero come uno scienziato, e quindi dico che se ci affideremo alla scienza, questa terra nostra resterà quello che è, cioè un paradiso. E con questo io vi saluto, quindi esco e poi sì. Ok, a questo punto mi rivedete me, giusto? Sì, sì. Grazie, okay. Angela, veramente di questo bellissimo discorso che hai fatto su Calibano. E prima di passare anche la diversità e anche tutta la parte scientifica, naturalmente, che hai proprio illustrato molto bene, prima di passare alle domande, vediamo un pezzettino di un documentario che abbiamo preparato. Io dico abbiamo, Angela ha fatto parte, May Spellman ha fatto parte e anche tanti altri scienziati, attori e attivisti. Vediamo solo 2 minuti e passiamo, okay, a vedere di nuovo Calibano e Trincolo, proprio che recitano nel giardino di Shakespeare a Stratford-upon-Avon. Vedete lo schermo? Sì, io sì. Ok, allora vado. Shakespeare sets his late play, The Tempest, on a remote, unspoilt island, where the characters live in close contact with nature. In Act Two, Caliban, one of Shakespeare's most magical and memorable characters, goes for a walk round his island to find food and drink. He gathers anything edible he can find, roots, berries, leaves, nuts. He also hunts monkeys and fishes. In Scene Two, he invites Stefano and Trincolo to accompany him. The character of Trincolo, the Neapolitan jester in The Tempest, is an Arlecchino-type character whom Tristano Martinelli could have performed brilliantly. The two actors, in commedia dell'arte style, step out of role and mix different languages, in this case English and Italian, engaging in some lively banter. This guy accepts your island. He knows the island very well. He will take me, Trincolo, the poor drunkard, around the island, because he's a great forager. He's going to find me food and drink, eh? I'll show thee the best springs. I'll pluck thee berries. I'll fish for thee and get thee wood enough. A plague upon the tyrant that I serve. I'll bear him no more sticks, but follow thee, thou wondrous man.
What a ridiculous monster to make a wonder of a poor drunkard like me. Oh, I prithee, let me bring thee where crabs grow. And I with my long nails will dig thee pig nuts. Eshkar. I'll show thee a jay's nest. And I'll instruct thee how to snare the nimble marmoset. Oh, marmoset. I'll bring thee to clustering filberts. And sometimes I'll get thee young scammels from the rock. Wait, the bell, the scammel from the rock. Sono miei preferiti, scammels are my favorite, absolutely. Scammels with a panna montata on top. Whipped cream. Whipped cream, yes. If you explain how... Eccoci. Okay. Yeah. Mace, do you want to say just a little bit about, you know, this performance of Caliban and the ad-libbing that you and Stefano... Unfortunately, our dear friend Stefano Guizzi passed away. He's no longer with us, but he was one of the main performers in our Shakespeare, Walking Shakespeare's Garden, and also in the documentary. Yes. And well, yeah. if it weren't for Stefano brought me to you, Maggie. Of course. And yeah. Well, it's great to see the scene, and I have to say thank you so much, Angela. This is fantastic. For me, this moment is a beginning. I'm going to put it out right here and now. I want to bring you to New York. I mean, we have some wonderful gardens here, Shakespeare Gardens and Medieval Gardens, and I'm already thinking about the Audubon Society. And I'm already thinking about the cloisters, which are part of the Metropolitan Museum. Maggie knows, I've talked to her about that. Yes. But I think what you're doing, Angela, is extremely important. I think it's very entertaining and very educational, but it's also essential for our future. So I'm a big believer in this. I think this is very, very important. We began something, Maggie, didn't we? Yeah. We began something in Shakespeare's Garden, but we need to continue with what we're doing because I am one of those poor, ignorant souls. I looked at your leaves and I recognized my maple. And of course, in New England, we have maple syrup. You know, sciroppo d'acero. Yeah. So I think it's very interesting, you know, the new world, this play, The Tempest, is about the new world. Yeah. And I have to say, with all due respect to my American people, we in the new world have done a lot to damage the old world, unfortunately. The new world was the source of seemingly endless, right? Endless biodiversity, endless nature, endless possibilità senza fine. Ora lo sappiamo benissimo, lo cito anche per voi chi ascolta. Su Netflix ho visto solo ieri sera un film che si chiama Sea Spirits, cioè lo conosci? È pazzesco, voglio dire, noi abbiamo messo a nostra disposizione le tecnologie nuove per praticamente, come dire, uccidere un pianeta che alla fine è ben piccolo, questo pianeta, è molto piccolo. Quindi dobbiamo veramente fare queste cose e io credo che Shakespeare e la poesia, perché bisogna dire anche, è vero Maggie, William Wordsworth, da Wordsworth a Keats, la poesia inglese ha sempre, come dire, ha sempre capito il valore, come dire, il valore inestimabile della natura. Sì. Non solo come bellezza, perché questo è un fatto. Sappiamo tutti che i fiori sono belli, ma sono utili, sono preziosi. È super prezioso e va protetto. Questo è quello che vorrei dire e spero soltanto di far parte e anche di farvi venire qua perché è super importante. Mm-hmm.
sarebbe questa bene. Cosa qua che state facendo. Sì. Ho imparato molto oggi. I learned a lot. But what can I say? Is there something you want? Does anyone want to know? Yeah. We can go directly from into the questions. Yeah. Do people have questions about the tempest or how can I be useful? Yeah, exactly. Have anybody got questions about the tempest or questions as well for Angela about the more scientific things? If you've got a question, ask them in Italian or English. And please switch on your video when you're asking the question. Ci sono persone con delle domande, fate le domande pure in italiano e ricordatevi di appunto usare il video, così vediamo chi è che fa la domanda. Grazie. Mentre aspettiamo, aspettiamo una domanda, ma mentre aspettiamo, penso anche alla povera Africa, pensiamoci bene. L'Occidente, perché dall'Europa siamo andati in America da una parte e dall'Africa dall'altra parte. E anche questo momento di grande resiconto, diciamo resoconto, noi americani, ma in tutto il mondo, questa terribile, terribile storia della schiavitù africana, no? C'è anche in questa opera anche della in scienza. Questo testo, sì. C'è anche. E tutto sommato, questi africani che arrivano in Sicilia, anche lì, e tutto sta nella tempesta, eh? Cioè, sì. Anche questa storia del razzismo, c'è del... Noi abbiamo senza il tabacco, ecco anche qua le piante, senza tabacco, canna di zucchero, tabacco, canna di zucchero, cioccolato, cacao, abbiamo rovinato non solo il pianeta ma anche l'umanità con questi prodotti. Anche l'umanità, anche la schiavitù, senza il cotone, anche questo problema del cotone, cioè di comprare, non lo so, di comprare alla standa le mutande che costano un euro, è proprio perché qualcuno è morto per fare quei prodotti. Quindi ma, sono cose da secoli che abbiamo fatto. Can I try to speak in English? This problem of the cotton, it is true, you say true, it's an historic problem. But now, the very, very big problem for the planet is are the microplastics, because the 40% of the sea contamination is made of fibers, of tissue fibers, and these fibers comes from polyester, and all the cheap dress that we can go to buy are not anymore cotton. Maybe there are some cotton, but now it's like something very special cotton, because usually you find a dress in microfibers, in polyester, are very, very cheap, affordable for everyone, and everyone buy to change it every year. And that's really creating a problem of litter that we cannot manage, and there are a kind of greenwashing. There are some big brands are making, like we are doing clothes with recycled PET, like bottles, but it is not really a nice finding, because all these tissues that you make with PET release microfibers in your washing machine. Every wash that you do, it will release tons of microplastics. Now they that goes into the environment. Of course, because it is water, but also the tea bags, the small tea bags that we use for drinking, like the Twining, they now are not anymore made of paper or cotton. They are made of microfibers, and this is polyester. And so,
A scientist found that in your cup there is a release of tons of microplastic. So it's better to buy, for instance, the tea not in an envelope. Sì. No, vorrei adesso tornare a... Ah, c'è una domanda? Sorry, okay. Sì. Vuoi ciao, fare... Salvatore. Sì. Ciao a tutti. Ciao. Brevemente vorrei fare una domanda perché... Ora, naturalmente queste cose sono tutte estremamente interessanti, quanto ha evidenziato Angela Ronchi, sui danni che derivano al pianeta dalla superproduzione di tutte le attività che sono mirate, che sono finalizzate alla produzione di proteine animali. Mm-hmm. E questo è vero, probabilmente, cioè sicuro, anzi no, cioè ovviamente io non lo posso toccare con mano, salvo che ovviamente credo ciecamente in quanto mi viene spiegato da chi fa la ricerca. Il problema che vorrei, e quindi questo significherebbe in sostanza, e l'invito in fondo che ci viene fatto è: dobbiamo cambiare il nostro regime alimentare. Il problema è che a chi stiamo parlando? Cioè, le proteine alimentari non sono distribuite in modo uguale pro capite nel mondo. Anzi, ho anche un'esperienza in alcuni paesi del Nord Africa, ma nelle città è difficile trovare la carne bovina, non ci sono macellerie bovine o sono molto rare. Viceversa, si trova in vendita la carne ovina, la carne caprina, ma la carne bovina è rara. Diciamo è un genere un po' molto di lusso. Viceversa da noi, abbaio sotto casa e abbiamo quanta ne vogliamo, no? Allora la distribuzione non è equa. Come si risolve questo problema? Nel senso che noi risultiamo, se noi diciamo dobbiamo diminuire il consumo di carni bovine in particolare, noi predichiamo dall'alto dei nostri consumi e non è facilissimo convincere un momento all'interno anche dei paesi dell'Europa occidentale o all'interno anche degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone, anche se con diverse sfumature, i consumi di proteine animali neanche lì sono uguali per tutti. Anche lì c'è chi ne consuma di più e chi ne consuma di meno. Allora, predicare l'austerità per tutti è un'impresa difficile. Io vorrei aderire totalmente a questi piani, ma so di andare incontro a obiezioni difficilmente superabili. Angela, vuoi rispondere? Allora, sono abbastanza d'accordo sono assolutamente d'accordo sulla inequità della distribuzione mondiale del cibo, naturalmente, non si può eccepire, però guarda che da questo tipo di produzione di carne a basso costo deriva un cibo che con Maggie abbiamo tante volte definito junk food, che in realtà determinano gravi problemi. Se tu guarda, noti anche la correlazione fra l'obesità e il livello di istruzione e le possibilità finanziarie delle persone, tante volte le proteine animali di bassa qualità producono effetti assolutamente indesiderati. Quindi
In realtà il legume che costa meno, mangiato più frequentemente, a livello di salute ha un valore nutrizionale maggiore di quello che può essere un hamburger, piuttosto che, peggio, che dei chicken nuggets, che costano pochissimo a chi li consuma, a chi li produce costano poco, ma ancora di più al consumatore alla fine finale. E io ho toccato con mano anche negli stati americani, quelli centrali, stati, come dire, in un viaggio che ho fatto in America, sinceramente notavo proprio come l'obesità fosse un problema delle classi meno abbienti. Quindi lì bisogna un po' distinguere sulla proteina animale, cioè il valore che si dà al tipo di proteina animale, quindi questa pretesa di riduzione innanzitutto è rivolta ai paesi dell'Occidente, è assolutamente rivolta al consumatore occidentale come prima cosa, non possiamo noi pretendere che non inquinino, per traslare il discorso, paesi in via di paesi emergenti quando noi abbiamo inquinato fino all'altro ieri, no? Quindi nessuno vuole imporre agli altri, ma diciamo che se già l'Occidente facesse questo passo, perché io penso che la maggior parte dei trasporti, dei consumi vengano comunque vengano, il soggetto sia il mondo occidentale, quindi è un invito rivolto più al mondo occidentale. Non mi permetterei di evitare l'Africa, perché sì, giustamente, come dici tu, non sarebbe io parlo per, diciamo, il consumatore medio occidentale barra anche americano, ecco. Poi c'è tutto il sud del mondo e anche il sud-est asiatico, che è responsabile anche di grandi grandi pasticci, però che non ha accesso più di tanto allo stesso tipo di mercato che abbiamo noi. Quindi hai ragionissima, ecco, a dire questa cosa, per cui la pretesa facciamo principalmente a noi stessi, ecco. Quindi questo è quello che vedo io, ecco, perché comunque la qualità, perché c'è tutto il problema della la sicurezza alimentare, che in americano food security unisce food safety, cioè l'accessibilità al cibo e a un cibo di buona qualità. Questo sarebbe proprio uno dei goal, credo che sia anche dentro nell'agenda 2030. Ma non è detto che l'accessibilità debba essere a un cibo che è junk food. Quindi non risolviamo dando la carne dei fast food la povertà nel mondo, perché non gli diamo una cosa buona, non è giusto. Non so, questo è il mio parere. Poi, per carità, ci vorrebbe un... Per carità, certo. Sì. C'è una domanda da Clara Antonucci. Sì, più che una domanda è una considerazione sul fatto che nel parlare di cibo o di abbigliamento va sempre ricordato che sono cose che valgono come status symbol, quindi quello che ha costituito un processo di democratizzazione del bene di lusso, certo, che ha portato a una produzione così sconsiderata. Perché voglio dire, io non sono una vecchia bacucca, cioè ho 58 anni, sono nata nel 62, in un ambiente sociale che non era certo borghese, per noi mangiare la carne era normale al massimo una volta alla settimana. Venivamo da un'alimentazione, quella mediterranea, contadina, pasta e verdure, cose che stanno diventando adesso status symbol, cioè noi stiamo facendo un percorso inverso e di fatto stiamo stabilendo quelli che sono i valori delle persone acculturate, delle persone consapevoli, delle persone... Dobbiamo sempre fare molta attenzione, perché gli altri paesi in via di sviluppo sicuramente stanno guardando alla carne come un bene di lusso e quindi la vogliono. Però non è detto che dobbiamo rifare, come dire, tutti lo stesso percorso. Nella rivoluzione industriale la Germania si trovò avvantaggiata perché gli altri avevano già cominciato, avevano sviluppato delle tecniche che loro sono stati capaci di adottare immediatamente, non hanno dovuto fare tutto il percorso. E secondo me si tratta di fare dei discorsi globali che hanno a che vedere per tutti, mondo occidentale, o con una diversa distribuzione delle risorse, cioè non dobbiamo prenderci in giro, o si pensa seriamente che la produzione debba essere organizzata con altri scopi, in un altro modo, oppure ci stiamo prendendo in giro. Parliamo di verde, di sostenibilità, ma a parte il fatto che anche i goal che sono stati stabiliti
Francamente, sono tutte cose apprezzabilissime e giustissime, ma pensare di avere come obiettivo quello di sconfiggere la fame in un mondo che la fame l'ha prodotta e sta continuando a produrla bellamente è davvero una pezzuola colorata, non so come dire. Cioè, di queste cose, se vogliamo davvero che avviarci verso una un cambiamento, vanno veramente considerate. Non ci si può accontentare di un atteggiamento sostenibile o green. È una questione proprio di consapevolezza politica, politica proprio. O politica, non saranno le certificazioni ISO, non saranno... Scusami. Non pensi che sia politica, ma anche a tutti i livelli, no? Sì, ma io per politica livello, intendo... ma anche ognuno di noi deve prendere coscienza. In questo senso, sì. Per me la politica sì. È sempre un'accezione più ampia, come dire, della consapevolezza, della partecipazione, della capacità critica di non accontentarsi del bio che diventa, che ne so, un'altra filiera alimentare, che per adesso coinvolge le persone che possono magari permetterselo, mentre chi ha un reddito basso, che sta diventando ancora più basso perché questa pandemia sta portando anche una crisi che sicuramente non solleva, come dire, le sorti di tanti, si andrà a comprare il pollo geneticamente modificato a 2 euro, che c'ha il petto di gigante che casca e non si regge in piedi come ci ha fatto vedere il report. Scusi, sì. Mi taccio, tanto ho detto tutto. Grazie Chiara, sì. Veramente. Mace? Lo trovo molto interessante quello che dici. È Chiara, giusto? Sei Chiara? Clara. Lo trovo molto interessante e credo, anch'io mi chiedo spessissimo, come mai l'agricoltura cosiddetta bio, organic, tutto sommato, come mai questa era l'agricoltura tout court? Cioè da secoli, prima dell'industria del petrolio, la plastica è una novità. Da pochi anni, da pochi decenni. Come mai da migliaia di anni praticavamo l'agricoltura biodinamica, organica, eccetera. Sì. It was the default. It was the normal. We have to really return. We have to really begin again and say the age of petroleum and the age of plastic is over. Finito. Chiuso. And that's the political move. Globally, we have to say we will produce no more plastics. Period. It was useful. It was helpful, but now we are destroying ourselves and the planet. We must turn our back on petroleum and turn our back on plastics, period. And turn our back on the poisons that we adopted for whatever reasons. I think a big problem, and here Shakespeare is helpful, a big problem is that man has a difficulty in admitting his mistakes. L'umanità non sa dire ho sbagliato, ho fatto una cosa stupida. Sono stato. Quando mai un politico dice ho fatto una cosa sbagliata, stupida? Va bene, rincominciamo. So I, in that way, Prospero is a very good example because I was very interested, Angela. Prospero is the power of science and technology, but Prospero is also the problem. È lui il problema. So we have to say, yes, science has given us great technology, great abilities, but now we need to be wise. Dobbiamo essere saggi. Saggi. La saggezza manca. Yeah, we need to be wise. And specialmente scienziati, anche loro hanno bisogno di saggezza. Sì. Dai greci in poi, e lì il teatro ci aiuta. Edipo,
non è mica stupido Edipo, però dall'inizio il teatro pone il problema del leader cieco, della cecità del potere. E lì Shakespeare non c'è, Maggie, dici tu, però secondo me Shakespeare ha capito meglio di tutti il problema della cecità del potere, quando il potere diventa cieco. E questo è this is at the core of the problem. And I think also, just to say, just to be a little bit controversial, you know, Amazon has made more billions of dollars during this pandemic than ever before. And meanwhile, is it not ironic that Amazon took the name of the rainforest? Yes, I mean, right? You were talking about branding. The fact that we are now buying everything from our screen. So I don't know what to make of that or what to say, but just to say that we need to have anche un capitalismo saggio. Non parlo di compassione o di, sarebbe bellissimo, di compassione e di valori alti umani, di compassione, di fratellanza, di queste cose qua. But even to be just una saggezza, sì. That be important. Io posso sì, dire, grazie. Posso dire una cosa? Abbiamo finito? Nearly finished. Yeah. One word. Yeah. Cioè, io faccio una, permettetemi, un appello. Vorrei che mi fosse segnalato il nome di un leader politico che ha vinto la guerra e dopo di questa dice: ho sbagliato a far la guerra. Sì. Mai. Sì. But I will tell you, Salvatore, ti dico, leggiti Coriolano di Shakespeare, leggitelo. Va bene, certo. Perché troverai lì dentro. Sì. Il costo. Io volevo finire invece su Calibano, no? E questo bisogno di riposizionarci ognuno di noi, no? Più vicino alla natura. Angela prima aveva parlato di Iago, che parla del nostro corpo, che è il nostro giardino. Se noi cominciamo, io penso, a rivedere la natura, imparare, come anche ha suggerito Angela, no? Con queste bellissime diapositive, conoscere. C'è un libro stupendo che è uscito in Inghilterra, The Lost Words, le parole perse. Perfetto. Noi abbiamo perso appunto tantissimi vocaboli, non l'abbiamo più. Quindi cerchiamo di appropriarci di queste parole e appunto questo riavvicinamento. Benissimo. Yes. Bene, bene. E concluderei ringraziando appunto Angela Ronchi per questo bellissimo appunto intervento, Mace Pearlman di aver contribuito come attore e anche come appassionata davvero di Shakespeare in questo mondo verde. Grazie a Salvatore Cabras e Clara Antonucci per le loro domande. E finisco chiedendo al pubblico di segnalarci nei prossimissimi giorni se voi siete interessati a perseguire il percorso con noi quando i seminari saranno finiti, cioè scrivendo un testo teatrale su questo argomento, un climate theater play, e poi eventualmente andando in scena con questi testi. Abbiamo già un appuntamento all'Orto Botanico di Brera, dove possiamo fare un performance. Possiamo fare un performance qui all'Università in via Feste del Perdono, e si spera anche di andare al Piccolo Teatro, Mace, ma ancora non mi hanno risposto. Però continuerò a cercare un palcoscenico. Stanno occupando, ma ho chiesto anche prima dell'occupazione. D'accordo. E non mi hanno ancora risposto.
Quindi, per favore, e pensate se volete scrivere senza recitare, non c'è nessun obbligo di recitare. L'importante è darci un segno, no? Che siete interessati a questa seconda parte del laboratorio. Quindi scrivete a Riccardo Casarino, a me, a Valeria Nobile per dire cosa, se vi interessa questo. Chiederei a Valeria Nobile magari di dire due parole. Grazie Valeria. Sì, eccomi. Allora, come al solito trovate i materiali di cui abbiamo parlato, che sono stati utilizzati in questo seminario, qui nella chat. Chi dovesse avere problemi nello scaricare perché non ha un account Unimi, ce lo segnali che provvederemo noi a inviarveli via mail. So che oggi ci sono nuovi partecipanti, quindi per chi ancora non lo sapesse è possibile iscriversi in corso d'opera a questo ciclo di incontri, e verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine di tutti gli incontri. Quindi non è previsto un attestato per ogni singolo seminario, ma verrà rilasciato alla fine del ciclo di incontri. Sì, e poi gli interventi di passato? Gli interventi sono registrati, al momento sono caricati sulla piattaforma di Stream, però chi non ha un account Unimi non può accedervi a quanto pare, quindi alla fine provvederemo a caricarli su YouTube in modo che siano fruibili. Sì, spera anche prima della fine, mi sembra, no? Ci sono persone all'università che stanno lavorando, sì, per poter appunto metterli a disposizione di queste persone esterne, che sappiamo che siete anche tante. Sì, Riccardo Casarino, hai delle cose da aggiungere? No, assolutamente, va bene quello che ha detto Valeria. Va bene, grazie a voi, grazie a tutti, e grazie. Ci vediamo prossima settimana. Quale lezione è la prossima settimana, ricordami? E dovrebbe esserci il professor Bocchi. Ah, ecco, benissimo. Il professor Stefano Bocchi, che continuerà anche il discorso di Angela sul cibo, no? L'azienda parlando di questa sua, non sua, ma un'azienda agricola dove lui fa anche le sue ricerche, e facendo il collegamento fra produzione locale e il prodotto finito. Sì. Grazie quindi, e buonasera a tutti. Grazie. Merci, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Thanks again. No. Ciao. Bye. See you soon. See everybody soon. Grazie. Bye bye. Ciao, ciao. Bye.